Buongiorno Vincenzo Longo, G Markets a Milano. Ci aspettiamo un'apertura poco sopra la parità per gli indici statunitensi questo pomeriggio in vista dei dati macro sul comparto immobiliare e sui sussidi di disoccupazione. Intanto in Europa sembra prevalere la cautela. Dopo che ieri sera il FOMC nelle minute dell'ultimo appuntamento di agosto ha dichiarato che si è creato all'interno del comitato esecutivo della Federal Reserve un certo consenso per l'adozione di nuove misure di stimolo per l'economia. Nuove misure che a nostro avviso non potrebbero essere annunciate nel meeting di Jackson Hole di fine agosto, ma solo nel meeting di politica monetaria della Federal Reserve del 13 settembre prossimo. Intanto si alimenta il dibattito tra gli analisti su quelle che potrebbero essere le misure che la Fed possa adottare in vista di quell'appuntamento. Vediamo come misura principale quello di un prolungamento dei tassi di interesse, ma non un ritorno degli acquisti di titoli sul mercato, proprio perché questa misura è già in atto e ci sarà fino a dicembre. Intanto sul fronte valutario l'euro-dollaro si mantiene in area di poco sopra 1,2550 questa mattina, dopo aver tentato un allungo sino a 1,2570 ieri sera sulle minute del FOMC. Registriamo il tendenziale deprezzamento del biglietto verde contro le altre valute, non solo l'euro appunto, ma anche contro lo yen. Il cross dollaro yen ha perso circa 90 pips ieri dopo la pubblicazione delle minute, proprio perché gli operatori stanno speculando sulla possibilità di nuovi interventi quantitativi della Federal Reserve. Sale anche l'oro, che è schizzato ai massimi dal 1 maggio scorso, in scia appunto all'eventuale immissione di liquidità da parte della Banca Centrale statunitense. Sul fronte governativo non ci sono aste di rilievo, lo spread tra il BTP e il Bund è tornato ad allargarsi sopra i 430 punti base, in scia appunto con la fase interlocutoria dei mercati. Per oggi la tendenza dovrebbe rimanere impostata in lieve rialzo poco dopo l'apertura di Wall Street, soprattutto se i dati macro USA dovessero risultare particolarmente brillanti. Ricordiamolo, saranno rilasciate le figure sul vendita di nuove abitazioni nel mese di luglio e i sussidi di disoccupazione della scorsa settimana. Intanto questa mattina in Europa confermata la crescita del 0,3% su base trimestrale per la Germania nel secondo trimestre, mentre si registra una delusione tra i PMI con la contrazione che continua ad attanagliare tutta l'area euro. Timidi segnali di miglioramento si registrano solo in Francia, mentre la Germania continua a registrare appunto una contrazione soprattutto per quanto riguarda gli ordini inevasi e le nuove commesse. Per oggi è tutto, per tutte le altre notizie seguiteci sul nostro canale Twitter @gmarkets_it. Buona giornata e buon trading.